Un altro carro, un'altra donna del secolo scorso che con la sua vita ha lasciato un segno indelebile nelle anime di molti. Alda Merini, classe 1931, è la protagonista di uno dei carri di quest'anno. Poetessa, aforista e scrittrice, una delle penne più belle e più pungenti della poesia e della letteratura del bel paese. In molti oggi ne parlano anche sui social, la più grande poetessa del secolo scorso. Alda Merini è l'esempio di chi non si arrende mai, neppure davanti alle difficoltà. Lei ha continuato a scrivere anche quando era rinchiusa nei manicomi. Sarà per questo che Mauro Chiappa, vignettista satirico ma pungente e carrista, avrà deciso di intitolare il carro realizzato a lei Poesia Pazzia. Ho scelto Alda Merini perché mi piace, è una poetessa che ha una sua storia molto particolare e niente, si prestava forse anche a diventare un carro, a omaggiarla in questo carro. Come l'hai orchestrato il carro? Come composto? Abbiamo ricostruito la camera, la stanza dove lei prevalentemente viveva e creava le sue poesie. Celebri tante delle sue frasi, così come le sue poesie e le sue opere, che vedremo riportate sul carro. Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire, oppure la miglior vendetta, la felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Parole scritte dalla Merini perché sentite dal profondo del suo cuore, ma capaci di toccare anche quello di chi legge. Sì, abbiamo lasciato la parte bassa del carro in bianco e nero, ricoperto dalle poesie e gli aforismi di Alda Merini, proprio perché vorremmo che i partecipanti al carnevale, con le loro bombolette spray tanto criticate e vituperate, finalmente le usassero per aiutarci a colorare le poesie di Alda Merini, che sono belle sia in bianco e nero, sono meravigliose, ma colorate sono ancora più belle. Approfitto per ringraziare i ragazzi che hanno lavorato a questo carro con grandissima passione e costanza, e non finirò mai di ringraziarli, perché i carristi e tutti quelli che sono i loro aiutanti, che ruotano intorno al carnevale, sono delle persone incredibili.